Buongiorno a tutti, oggi vedremo come cambiare le corde sulla chitarra elettrica. Ovviamente ci sono vari tipi di chitarra e quindi vari ponti diversi. In questo caso abbiamo una chitarra con ponte fisso, modello SG, e abbiamo praticamente andremo a infilare la corda qua dentro. I modelli invece strato ovviamente sono diversi, hanno i buchi dietro. Andremo a infilare la corda attraverso i buchi del corpo. La corda passerà quindi attraverso la chitarra nel caso della strato, casomai dopo vi farò vedere su una chitarra strato di cosa parliamo. Andiamo ad aprire le nostre corde, in questo caso abbiamo optato per una scalatura 0-9, sono indicato qua dalla corda più fina che compone la muta 9, poi dipende, ci sono vari tipi di mute, questa è una muta molto tradizionale, si usa moltissimo, c'è di varie marche, di vari tipi, questa stessa scalatura di un altro marchio. Ok, tiriamo fuori le nostre belle corde che sono belle confezionate per far sì che durino bene nel tempo e non abbiano problemi di corrosione dovuto all'umidità. Ok, quindi qui abbiamo 6 corde ovviamente, perché bene, qui per esempio in questo caso abbiamo i pallini colorati, i tondini colorati, quindi per capire qual è la nostra dobbiamo cambiare il re che ci è saltata questa corda. Questo caso è scritto qua black, D black, quindi il tondino nero corrisponderà alla nostra corda da cambiare. Adesso si sono ben bene, ovviamente aggrovigliate. Vorrei commentare con parole che non si possono dire in questo video, ma non lo farò. Le hanno benissimo fissate insieme, così adesso non ci verrà via anche quella che non dovevamo togliere, comunque sia. Ok. Allora, appoggiamo qua dietro le corde che non ci servono. Quindi, controllo di nuovo. Sì. Quarta corda black. Bene, come dicevo, allora adesso andremo a infilarla qua. Ponte, questo è un ponte tipo Gibson, quindi lo troveremo sia sulle SG sia sulle Les Paul, Gibson Les Paul, Epiphone Les Paul e quant'altro SG dei vari. Ok, vedete, si infila qua, perfetto. Poi noi, in questo caso sarebbe ideale appoggiarci da qualche parte, per cui non abbiamo molti punti d'appoggio. Qui abbiamo invece il bischero qua. Io di solito lo rivolgo verso l'alto, col foro verso l'alto. Si va bene. Andiamo a infilare. Di solito qua, volendo, con la matita, una matita morbida o media, si può... Adesso questa bisognerebbe temperarla, perché è un po' grossa, però mettete un po' di grafite qua, andiamo ad aiutare, perché questo aiuterà a far scordare di meno la chitarra, con i bending, i vibrati e quant'altro. Ok, bene, poi di solito io cosa faccio? Lascio un po', cioè adesso la corda è tutta tirata, lasciamo un po' di margine. Di solito io prendo questa distanza che c'è qua e tiro un po' giù. Lo vediamo adesso perché. Poi giriamo, io giro di solito in questo senso, quindi ruotando il bischero in questo senso. Adesso attenzione, perché questo è importante, questo passaggio, man mano che giriamo la corda, facciamo, questo è il pezzettino che viene fuori, no? Passiamo sopra a questo pezzettino, inizialmente, questa porzione di corda, bene. Poi al secondo giro è molto 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 importante, passiamo sotto invece, non più sopra. Vedete, questa è la nostra porzione di corda, e passiamo sotto. In questo modo sarà stretto, questa porzione di corda sarà stretto come in una sorta di... viene proprio stretto dalla corda stessa, viene pizzicato dalla corda stessa, e questo migliorerà la tenuta della cordatura della nostra chitarra, e non di poco.
se questo passaggio viene fatto male, appunto la tenuta della cordatura può essere decisamente pessima. Ok, adesso andiamo semplicemente ad accordare la nostra chitarra. Io utilizzo un accordatore, ovviamente possiamo utilizzare qualsiasi tipo di accordatore, cosa. E questo è un re, infatti. Ok, una volta cambiata la corda possiamo un po' tirarla così, ma non esageriamo sulle chitarre elettriche perché rischiano di spezzarsi qua. Scusate, possiamo fare un po' di bending e suonare un po' la corda per aiutare a stabilizzare la tenuta della cordatura. Non ci metterà molto a andare in tensione. Ok, le altre corde si fanno alla stessa maniera. Sulla chitarra elettrica si fanno praticamente tutte alla stessa maniera. Stare attenti con le corde più fine perché sono più a rischio di spezzarle se sbagliate qualcosa, perché sono proprio fine fine, quindi bisogna stare molto attenti, soprattutto a queste scalature qua. Le corde più grosse perdonano di più nel caso sbagliate certe cose, però in generale la corda metallica, una volta che l'avete piegata in un punto, state attenti a non piegarla in altre direzioni nello stesso punto, se no si spezza. Una volta che si è spezzata vi tocca comprarvene un'altra. Vi faccio vedere solo brevemente sul modello Strato cosa cambia. Modelli Strato o simili, in questo caso diventavo un PRS, ma al ponte estremamente simile all'Strato. Come vedevamo, come vi accennavo, abbiamo la corda che dovrà entrare in uno di questi fori e poi dovremo con attenzione farla uscire da questa parte, quindi la pallina colorata scomparirà dentro la chitarra, ok? E dopo comunque, una volta che la corda è uscita qua, si fa alla stessa identica maniera. Poi ci sono le meccaniche autobloccanti, ci sono vari tipi, queste sono le meccaniche standard. Con le meccaniche autobloccanti in realtà è anche più facile, perché è la meccanica stessa che bloccherà la nostra corda e non dovremmo fare cose, cioè sarà veramente semplice, si blocca con la meccanica avvitando e poi si taglia direttamente la corda. Ok, ci vediamo, stay rock, mi raccomando.